Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con ETG Mark in onda come di consueto anche sulle frequenze di Radio Center Music 99.100 in primo piano parliamo delle condizioni meteo, vento forte, neve sulle cime, scatta l'allerta meteo da mezzanotte per tutta la giornata di domenica è il bollettino della protezione civile regionale facciamo il punto, vediamo Venti forti in particolare nelle zone interne, deboli precipitazioni e un repentino rialzo del campo termico. La protezione civile delle Marche ha diffuso un nuovo avviso di condizioni mete avverse, valido dalla mezzanotte del 10 dicembre a tutto l'11 dicembre. Raffiche particolarmente forti fino al grado di tempesta sono attese nelle zone montane, burrasca in collina, scemare sulla costa. Già nella giornata odierna sono stati diversi gli interventi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco ad Ancona, al porto per la rimozione dell'insegna pericolante nello stabile della Guardia Costiera, mentre a Iesi l'allarme è scattato di notte per rimuovere un albero abbattuto dal vento che ostruiva la sede stradale. La neve ha fatto capolino anche a bassa quota nelle Marche, in particolare nel pesarese e nell'area del Montefeltro, mentre sui Sibillini le cime sono già imbiancate. Nevischio avviso dove proseguono i lavori per l'allestimento delle soluzioni abitative di emergenza. Nell'Alta Valnerina sono attese altre precipitazioni nevose a Castel Angelo sul Nera fa sapere il sindaco Mauro Falcucci, ci sono già 15 centimetri di neve nella frazione di Gualdo dove i residenti sono rientrati da alcune settimane nelle SAE. Giornata fredda ma di festa a San Ginesio dove sono state finalmente consegnate 12 casette. 28 ginesini sono rientrati in paese, inaugurata anche la nuova sede comunale. Ed ora per quanto riguarda la cronaca, invece andiamo a Porto Recanati alle 3 di notte, armato di due grossi coltelli da cucina. Un nigeriano di 42 anni con regolare permesso di soggiorno, si è messo a gridare senza motivo e a minacciare i condomini del quinto piano del residence multietnico dell'Hotel House. L'uomo è stato bloccato e disarmato dai carabinieri accorsi sul posto insieme ad un'ambulanza. Denunciato per porta abusivo di armi è stato poi ricoverato nell'ospedale di Civitanova Marche per le cure del caso a Pesaro invece un ragazzo di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale in moto avvenuto la notte scorsa in via Montesecco nella zona di Villa Fastigi. Da quanto si apprende il ragazzo era in sella alla sua moto quando sarebbe stato falciato da un'auto intenta a svoltare per una strada laterale. L'impatto è stato piuttosto violento, il giovane è sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. È stato soccorso dai sanitari e portato all'ospedale dove si trova attualmente ricoverato. È giallo invece a un anziano avrebbe trovato uno strano oggetto metallico nella cassetta delle lettere. Una volta portato a casa avrebbe tentato di aprirlo con un coltello invano, così l'ottantenne avrebbe gettato nella spazzatura e proprio tra i rifiuti questo oggetto avrebbe preso fuoco. L'uomo sarebbe riuscito a domare il piccolo focolaio senza farlo. Farsi male. I familiari hanno così chiamato la polizia, gli agenti del commissariato hanno avviato le indagini, hanno sequestrato quello che pare essere un ordigno Ed, e dunque ci saranno altre. Eh, altre verifiche per capire di fatto di cosa si tratti. Ed ora andiamo a Iesi per parlare di sanità. Meno pazienti parcheggiati in barella al pronto soccorso innovazione tecnologica. Risposte più puntuali per le diagnosi. È il modello organizzativo della medicina interna che attende di essere esportato anche all'ospedale di Senigallia. Facciamo il punto. Meno attese in barella al pronto soccorso, priorità delle esigenze cliniche, in pratica il paziente va nel reparto più adeguato in caso di diagnosi difficili o patologie croniche. È il modello organizzativo della medicina interna dell'ospedale Carlo Urbani di Iesi, dove il dottor Marco Candela tira le somme in attesa di replicare questo tipo di organizzazione anche all'ospedale di Senigallia in ottica area vasta. Sono stato 11 anni a Fabriano dove abbiamo sviluppato questa tecnica. Da un anno siamo riusciti a portarla anche a Iesi e nell'ottica appunto di un dipartimento di Vasta il, il prossimo polo è ovviamente Senigallia. Presuppone sia la dotazione di monitor centralizzati, la possibilità di una visione anche dalla locale infermieri eh, e quindi anche un'identità e un'unità di sede. Molto spesso eh, devo dire che ci si accanisce, magari con disorganizzazioni dei pronti soccorsi per la congestione, in realtà molto spesso è anche legata al fatto che questi pazienti non trovano adeguata risposta nelle strutture di degenza. E quindi ecco, io. Per quello che riguarda l'esperienza Fabriano è stata sicuramente utile, ma devo dire che in sei mesi di esperienza anche gli Sina i risultati sono notevoli perché quest'anno a dir poco supereremo di 500 ricoveri all'anno, quindi passeremo da quello che era un 1500 ricoveri circa degli anni 2013-2014 ai 2100-2002 che raggiungeremo quest'anno. Quindi questo significa che molti anziani, molte persone fragili che avevano necessità di, di assistenza eh, sono stati un po' meno eh, su barelle del pronto soccorso perché hanno trovato prima una migliore assistenza. La medicina interna di Esi dell'ospedale urbano di Iesi, eh, negli stessi letti che aveva precedentemente, eh, ha eh, previsto diverse funzioni di acuzie con monitoraggio, eh, di otto posti letto che sono monitorati, una funzione di eh, acuzie, diciamo così, normale e una funzione di di degenza post-acuzia. I pazienti che non possono essere dimessi in sicurezza presso il proprio domicilio eh, e i eh, cui familiari abbiano dei problemi a livello domiciliare possono lì proseguire la loro eh, cura ed essere dimessi con una maggiore diciamo, sicurezza e tranquillità. Ora andiamo ad Ancona per alcune proposte rivolte soprattutto ai più piccoli in questo periodo natalizio, le iniziative della CNA con la Casa del Natale in Piazza del Plebiscito e le passeggiate nel Centro Storico a cura di Lupus et Tagnus. Sentiamo. Apre la Casa del Natale in piazza del Plebiscito ad Ancona, dedicata ai più piccoli, allestita dal laboratorio Linfa utilizzando legno di recupero. Un progetto a cura della CNA in collaborazione con il Comune e la Fondazione Salesi. Una bottega dei bimbi per giochi, laboratori, letture di fiabe e spettacoli, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30 fino al 21 dicembre. Uno spazio dedicato appunto in piazza del Papa, completamente ai bambini e ai laboratori, laboratori soprattutto con gli artigiani e non solo, poi spettacoli, spettacoli di magia, di bolle e hort, che è forse l'elemento più interessante, una sorta di eh, ingrandimento di foglie e insetti che i bambini potranno praticamente sperimentare direttamente attraverso un gioco di specchi. Ci siamo rivolti ai bambini. Perché è la nuova generazione, ci fa molto piacere eh, far vedere loro come lavora un artigiano, soprattutto che cosa fa e avvicinarli a un lavoro manuale. Loro naturalmente sono molto più tecnologici, però per fare anche delle cose. E con le mani penso che sia una cosa molto importante. Nell'ambito delle iniziative CNA rivolte ai piccini ma interessanti anche per i grandi, il trekking urbano cadenzato dalla narrazione della Ierofante di Lupus et Agnus, la prossima passeggiata il 10 dicembre. I bambini ascoltano le favole tappa dopo tappa, e attraversano nella magia delle favole, attraversano il centro storico di Ancona Abbiamo fatto molte tappe in questi anni, molte opere, molti lavori artistici, canzoni, magie, poesie. Ed ora a Macerata è inaugurata la galleria dell'Accademia di Belle Arti, il Falconiere, la retrospettiva sull'omonima Galleria di Falconara di Alfio Vico. Sentiamo Roberto Properzi. La collezione di un uomo che ha trasformato la provincia in una protagonista del panorama artistico contemporaneo. Una parte di questa collezione è arrivata a Macerata per celebrare un riferimento dell'arte regionale e nazionale dell'ultimo trentennio. Abbiamo comunque pensato di portare avanti questo progetto e rendergli omaggio ad Alfio e, in maniera particolare, quindi alla sua collezione, alla sua Galleria Il Falconiere. Perché era un grande amico dell'Accademia, un grande amico degli artisti marchigiani e non solo, e perché naturalmente. È... È del territorio delle marche questa collezione, se vogliamo dire, forse la più importante, il più importante collezionista delle marche. La mostra, che resterà aperta fino al 25 febbraio 2018, è stata curata dal professor Antonello Tolve. Abbiamo degli artisti importanti che vanno da Eliseo Mattiacci, un artista affermatissimo, a Fabio Mauri, a un giovanissimo Fabio Mauri che è stato con lui sin dall'inizio, a partire dal 1979 1976, per arrivare poi via via a tutta una serie di altre come Radice, come Airo, come lo stesso artista che abbiamo qui dietro di noi, Chia, che è uno dei cinque grandi artisti di quella che è la transavanguardia, ma lo stesso Cucchi e tutta una serie di altri artisti importanti. Di... Tante varie generazioni. Presente anche Stefania Monteverde che ha messo in risalto l'opera dell'Accademia di Belle Arti Maceratese volta alla crescita culturale della città. Mostre che arricchiscono la città di un capitale culturale estremamente importante, tanto che nel progetto di Macerata, Capitale Italiana della Cultura 2020, una parte molto importante sono i progetti dell'Accademia per la valorizzazione dell'arte contemporanea. Questa mostra è una delle tante, ma molto importanti che valorizzano proprio un pezzo importante della nostra storia. Ed ora andiamo a parlare di sport. Dunque oggi la diciottesima giornata di campionato in Serie B allo Stadio del Duca Lascoli ha pareggiato 1-1 contro l'Entella nella gara Desordio per il nuovo mister bianco nero Serse Cosmi. In serie C la diciottesima giornata, dunque la Fermana eh, vince per 3-1 contro il Renate. Qui vediamo alcune delle azioni, alcune, alcuni dei gol. le immagini per chi ci sta seguendo in televisione, e il Fano è stato sconfitto invece per 2 a 1 sul campo del Teramo. In prima categoria la squadra della città di Ancona domani eh, tenderà l'ottava vittoria consecutiva alle 14.30 nella sfida contro eh, la Staffolo al Carotti di Iesi. Vi ricordiamo la telecronaca diretta e gli aggiornamenti dagli altri campi come di consueto nella domenica nel Pallone. A cura di Andrea Fiano, a partire dalle 14.25 sul canale 12 di ETV Marche e su Radio Center Music, frequenza 99.100. Io per il momento mi fermo qui, vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul portale etvmarche.it. Grazie per averci seguito e buon fine settimana. Radios.